Ciao amici appassionati della lingua italiana, oggi parliamo di dialetti. Questi dialetti, ce ne sono tantissimi in Italia, cambiano da città a città, da paese a paese e sono una versione brutta dell'italiano giusto, una versione brutta dell'italiano standard. In realtà i dialetti forse non ha neanche senso insegnarli a scuola, perché alla fine cosa ci interessa a noi dei dialetti? Ovviamente queste sono solo alcune delle bugie che ci vengono dette sui dialetti. L'argomento è abbastanza complesso e molto interessante. Per questo motivo abbiamo deciso di invitare un giornalista. Benvenuto Giovanni a questo video. Grazie, grazie dell'invito e grazie di essere qua, naturalmente, e di avermi dato la possibilità di essere qua con te a parlarne. Tu sei uno dei massimi esperti di lingue e dialetti in Italia e te ne occupi da giusto qualche annetto, diciamo. Proprio pochi. Allora, che me ne occupi io personalmente, diciamo una trentina d'anni. Ho iniziato proprio con il 1990 per una serie di coincidenze che mi hanno interessato alla materia. E poi dal giugno del 97 io tengo una trasmissione radiofonica che si chiama Lingue e Dialetti. Quindi chi meglio di te può aiutarci a scoprire che cosa sono i dialetti, a sfatare anche qualche mito? Vorrei cominciare con una domanda un po' brutale magari, ma a noi cosa interessa dei dialetti? Tu prima hai cominciato con un po' di bugie, forse la prima più grande è che siano dialetti, prima di tutto, perché è una parola che non fa onore a queste lingue locali, no? Lingue locali. Quindi sarebbero lingue regionali o minoritarie, come prima definizione. Perché ce ne dobbiamo occupare? Perché la differenza linguistica è un bene tutelato non soltanto dalla nostre anime, che dovrebbe esserlo, ma anche dalle organizzazioni internazionali, a partire dall'ONU, dall'UNESCO. La diversità delle lingue. Ma voi pensate a un'aiuola tutta grigia, con fiori soltanto grigi, ma non è bella, no? E lo stesso, la ricchezza delle lingue e dei modi che gli uomini hanno di parlare nelle loro comunità è un bene assolutamente da tutelare. Tuteliamo le differenze. Fantastico. Ma guarda un po', a volte si pensa ai dialetti come un qualcosa di popolare, come il modo di esprimersi del popolo, e magari vengono paragonati anche a un qualcosa di ignorante. Cosa ne pensi? Che ovviamente sono tutti luoghi comuni da sfatare. Il problema è che questi luoghi comuni sono quelli che passano sul 99,9 periodico dei mass media. E quindi la fatica è abbastanza tanta, no? Vuotare il mare con lo scolapasta, più o meno, no? Più o meno la stessa cosa. Allora, il problema dei poveri dialetti è che sono lingue relegate a una funzione sociolinguistica inferiore. E quindi, essendole relegate da una scelta che secondo me è stata sciagurata, quella di fare il monolinguismo nello Stato italiano, uno Stato che contiene 32 lingue riconosciute dall'UNESCO. Ecco, e la scelta del monolinguismo è stata una scelta sciagurata contro le differenze. Saremmo dovuti arrivare a un bilinguismo perfetto, tra una lingua che unisse tutti e il diritto invece delle singole comunità a continuare a utilizzare la loro lingua, ma non soltanto per fare le poesiole delle persone anziane e le battute grasse e i momenti ridanciani o volgari o ignoranti, ma per parlare anche di matematica, di filosofia. Ma voi pensate che in Catalunya o in Galles, dove si parlano lingue regionali o minoritarie, il catalano non sia utilizzato per insegnare la matematica a scuola, o il gallese che non sia utilizzato per insegnare la filosofia a scuola? Sì, le nostre lingue che cosa hanno di diverso? Ma guarda, l'esempio della Catalunya è proprio l'esempio perfetto. Il catalano viene utilizzato a Barcellona e nelle altre città catalane anche in università per fare lezioni di matematica, di ingegneria. Ma che cosa sono l'italiano, il catalano, lo spagnolo e tutte queste lingue? Sono le lingue romanze, no? Le famose lingue romanze, che altre non sono quelle che Dante chiamava i volgari, cioè le lingue del popolo, contrapposto al latino, che era la lingua dei dotti, la lingua dei notai, la lingua soprattutto ovviamente degli uomini di chiesa. E il latino, lingua di chi aveva studiato, però non era la lingua che veniva utilizzata dai vari popoli. L'impero romano, sì, utilizzava il latino, ma non
toglieva ai popoli conquistati il diritto di parlare la loro lingua nel loro territorio, continuavano a parlarla normalmente, come testimoniato anche dalla segnaletica bilingue. Ad esempio penso al cippo che c'è a Vercelli, dove c'è una iscrizione in latino e in celtico, e lì la differenza linguistica ha poi originato dal latino queste lingue romanze, che non sono l'italiano, il francese, lo spagnolo, il portoghese e il romeno, come ci insegnano, ma anche il piemontese, il veneto, l'emiliano, il siciliano, il romagnolo, il napoletano, l'occitano, il provenzale alpino, e sicuramente qui mi fermo perché c'è una lista ancora piuttosto lunga. Ti dico solo questo: di lingue romanze ce ne sono di due tipi. Ci sono le lingue romanze occidentali e le lingue romanze orientali, Romania occidentale e Romania orientale, più il sardo che fa un caso a sé. Allora, la Romania occidentale è composta sicuramente dal francese, sicuramente dal catalano, ma è composta anche dal piemontese, dal lombardo, dal veneto, dall'emiliano, dal romagnolo, dal ligure, dalle lingue che si parlano sopra la linea Massa-Senigallia. Viceversa, la Romagna orientale sono sicuramente l'italiano, il rumeno e una lingua estinta che era il dalmatico, si parlava in Dalmazia ma non c'è più. Ecco, queste le differenze sostanziali che ci sono, per esempio, tra la lingua piemontese e la lingua italiana. La lingua piemontese è sorella del francese e soltanto cugina dell'italiano. Wow, fantastico, che spiegazione! Ma adesso facciamo un passo indietro e facciamo chiarezza su una cosa. È vero che i dialetti o le lingue regionali minoritarie sono una versione brutta o una versione inferiore dell'italiano standard? Appare evidente che i cosiddetti dialetti non sono delle degenerazioni dell'italiano, ma sono lingue sorelle dell'italiano, che hanno avuto meno fortuna perché non hanno avuto la fortuna di diventare una lingua ufficiale. Alcune. Altre magari una lingua ufficiale o co-ufficiale per un certo periodo di tempo. La lingua veneta era utilizzata dalla diplomazia della Serenissima, per esempio. La lingua piemontese no, perché i Savoia preferivano il francese, l'italiano non lo conoscevano affatto, informalmente parlavano in lingua piemontese, ma la lingua ufficiale di Savoia era il francese. Quindi, che poi abbiano voluto fare l'Italia, questo è un altro discorso ancora, ma non conoscevano l'italiano. È un discorso di fortuna politica. Quindi, quando entriamo nella distinzione tra lingua e dialetto, allora le distinzioni sono di due tipi: una è linguistica e l'altra è sociolinguistica o politica, ma distinzioni vere e proprie non ce ne sono, sono la stessa cosa. La differenza tra un dialetto e una lingua è puramente una differenza di scelta politica. In concreto sì, poi si potrebbe essere anche un po' più raffinati in questa analisi. Allora ti ho parlato di sociolinguistica, quindi una lingua che è percepita ai noi, come dicevi tu prima, come lingua inferiore è un dialetto, ma non perché lo sia, ma perché lo viene ritenuto un dialetto brutto, sporco, rozzo, che serve solo per parlare di peperoni, come diceva il professor Gianluigi Beccaria in televisione, facendo degli sfracelli culturali enormi. Ma non serve solo per parlare di peperoni. Se si usa solo per parlare di peperoni non è perché non è in grado di esprimere la filosofia, tant'è vero che in lingua piemontese sono stati tradotti, proprio per dimostrare questo, alcuni libri di filosofia, e sono scritti in piemontese corretto, non solo in piemontese, anche in friulano, in sardo. Friulano e sardo però hanno avuto una fortuna in più, che sono state lingue regionali riconosciute anche dallo Stato italiano. Il piemontese, così come il lombardo, il veneto e tutte le altre, ahimè, no. Scelta politica. Ok, ma allora, visto che sul nostro canale abbiamo tante persone che sono appassionate di lingua italiana e magari non sanno molte cose sui dialetti o sulle altre lingue, spieghiamo un po' ai nostri amici come si è arrivato a quello che oggi consideriamo lingua italiana? Cioè, che cos'è la lingua italiana alla fine? La lingua italiana è l'evoluzione del toscano di Dante, che per questioni intellettuali, per questioni anche dello sviluppo che questo toscano lingua colta ha avuto, è stata considerata da coloro che hanno messo in piedi l'idea di fare uno stato unitario dei territori dell'attuale Italia, di dare come lingua comune. Però attenzione, è una lingua artificiale, non è una lingua che nasce dal basso, è una lingua che ci è stata calata dall'alto, e ci è stata calata dall'alto su lingue che già c'erano e che
in alcuni casi, quasi sempre, non avevano niente a che vedere con la lingua italiana. Quindi sono tutte scelte che sono state assunte a livello politico. Poi c'è stata la disputa con lo Stato unitario tra i manzoniani e coloro i quali avrebbero voluto scegliere quello che suggeriva, grazie a Dio, Isaia Ascoli, grandissimo linguista, che diceva: no, ma non sostituiamo nelle scuole le lingue che parlano le persone, i bambini e le loro famiglie, con una lingua artificiale che non conoscono, la affianchiamo. Purtroppo in maniera sciagurata hanno vinto i manzoniani, per cui calata di cemento, punizioni per quelli che parlavano il dialetto a scuola, con una serie di azioni anche piuttosto oggi giudicate assolutamente razziste, no? Le varie punizioni, cappelli, signal. In Francia c'era il signal, ai bretoni che parlavano bretone a scuola facevano mettere al collo uno zoccolo, no? Segno di ignoranza, segno di povertà, come punizione, come momento di scherno, per cui tutti guai a dire una parola di bretone. Ma i sistemi sono stati gli stessi per sradicare le lingue della gente dalle scuole e dalla vita civile, per insegnarci la vergogna. Mi sembra chiaro allora che quelli che chiamiamo dialetti siano parte del nostro patrimonio culturale e pertanto un qualcosa da custodire e proteggere. E per fare ciò serve un po' un cambio di rotta rispetto a quanto è stato fatto nel passato. Vedo però un grande limite. Siccome i dialetti per loro natura sono molto vari e molto diversi anche solo da un paesino all'altro, dentro la stessa area, come facciamo a decidere quale dialetto è quello giusto? Prendiamo il siciliano. I miei genitori sono di Trapani. Ho anche amici di Marsala, che è una città in provincia di Trapani, il cui dialetto è abbastanza diverso dal trapanese di Trapani City, di Trapani città. Che dialetto insegniamo a Trapani? Insegniamo il trapanese, quello del centro storico, o insegniamo il marsalese? Ci sono dei percorsi molto precisi. Questi percorsi partono dal riconoscimento dell'unione di questi dialetti, di queste varianti locali di una lingua regionale, come parte di una lingua regionale. Quindi il siciliano che si parla a Marsala, il siciliano che si parla a Catania, quello che si parla a Messina, dove peraltro, avendo anch'io un po' di esperienza in Sicilia, posso dirti che l'intercomprensione comunque esiste. Non si parla due lingue completamente diverse. Si parla siciliano anche nel Salento, dove il salentino è in effetti una variante della lingua siciliana, o nella punta della Calabria, anche nella punta della Calabria parlano lingua siciliana, varianti differenti, ma c'è un'intercomprensione del 90-95%. Detto questo, per tutelare una lingua bisogna creare per forza, come è stato fatto per l'italiano, una variante standard. L'italiano standard che io sto parlando, prima di tutto, non è un italiano standard, perché quello che io sto parlando, l'italiano che io sto usando in questo momento, non è lo stesso italiano che si usa a Brescia, che si usa a Venezia, che si usa a Firenze, che si usa a Napoli, che si usa a Salerno. Parliamo italiano, ma non è lo stesso italiano. E così come non è lo stesso italiano che usiamo noi in queste diversità geografiche, non sarà lo stesso siciliano che si utilizzerà a Marsala o a Catania o a Trapani. Quindi è sempre la stessa lingua divisa in varianti. Nell'italiano è stata fatta la scelta, sarebbe per gli attori, per i presentatori televisivi, di inventare una dizione standard che io non uso. Il mio è un italiano regionale del nord ovest, che è lo stesso tuo peraltro, ma non è l'italiano di Bergamo, dove io lavoro, è diverso. Foto, io non direi mai foto e moto, dico foto e moto, no, là mi sento dire passami una foto, ed è diverso. Capisco cosa voglia dire una fotografia, ma è diverso. E questo come tanti altri esempi. Laddove non esista una variante standard, la variante standard è da creare, ma non per sopprimere le diversità, ma per dare un tetto diverso dall'italiano e per fare in modo che gli atti amministrativi della regione vengano scritti in un siciliano che tutti siano in grado di capire. Certo, si tratta quindi di rispettare le varianti locali e creare un modo comune di comunicare. Come vedi a livello pratico l'insegnamento delle lingue regionali nelle scuole?
gli insegnanti che saranno adeguatamente formati da un punto di vista didattico chiameranno nelle aule i locutori madrelingua del posto, faranno conversazione, dalla conversazione si viene indietro con la scrittura si effettua con l'ortografia. Questo l'abbiamo fatto come prova, come esperimento per 10 anni e io ti garantisco che ha funzionato. Quindi chi dice non si può insegnare il dialetto a scuola perché il dialetto cambia da quartiere a quartiere, dice una bugia. Venga a chiederlo a me e io ho 10 anni di documentazione che può spiegare che non è vero. Documentazione asseverata tra l'altro dall'ufficio linguistico della Regione Piemonte, che è stato poi l'ufficio che ha finanziato questi progetti. Ovviamente vedo poi dal punto di vista pratico dell'implementazione molte barriere da superare. Assolutamente sì, non è facile, non è un percorso facile, mai detto che basti schioccare le dita, ma non è neanche detto che bisogna prendere per oro colato quelli che dicono no, non si può fare. Ad esempio anche in Sicilia, mi hai citato la Sicilia, è stato realizzato il telegiornale Stupor Mundi. Stupor Mundi era un telegiornale realizzato in lingua siciliana, era una lingua trattata come il catalano in Catalunya, ecco, e quindi trattato seriamente con un siciliano standard che poi sostanzialmente è il siciliano letterario, che esiste, che prende le mosse da tutte le varianti e distilla una lingua comune che può essere capita da tutti i siciliani e da tutti quelli che conoscono almeno una variante della lingua siciliana. È stato fatto, non è vero che non è possibile, è stato fatto, ma è stato fatto in Catalunya, è stato fatto in Galles, quindi se è stato fatto laddove le lingue regionali o minoritarie ormai sono salve, a maggior ragione si deve fare laddove le lingue sono tutte ancora da salvare. Quindi non è impossibile, di certo è difficile, ma ne vale la pena, perché alla fine le lingue regionali minoritarie sono parte di noi, sono parte del nostro tessuto culturale italiano ed è un peccato buttarle via o farle morire. Volevo fare chiarezza su un'altra cosa. L'UNESCO riconosce la lingua napoletana e la lingua siciliana. Queste due lingue riconosciute dall'UNESCO non sono esattamente la stessa cosa del dialetto napoletano e dialetto siciliano per come lo intendiamo noi italiani. Qual è la differenza tra la lingua siciliana intesa dall'UNESCO e il dialetto siciliano inteso dagli italiani? Allora, laddove si parla di lingua regionale o minoritaria, è preciso che l'UNESCO, come ho già detto prima, non riconosce soltanto la lingua siciliana e la lingua napoletana, ma riconosce la lingua lombarda, riconosce la lingua piemontese, la lingua veneta, la lingua emiliana staccata da quella romagnola, la lingua ligure. Quindi sono lingue che sono, laddove non ci sia la variante standard o creata dai commerci, dalla letteratura o artificialmente dagli usi amministrativi come è stato fatto in Friuli e in Sardegna, allora la lingua di queste regioni non sarà altro che l'insieme delle varianti territoriali di quella lingua che standard che ancora non c'è. Ecco, ma non c'era neanche il catalano quando c'era Francisco Franco, perché era proibito molto semplicemente parlare in catalano. Quindi si è creato un catalano standard. E lì come l'hanno fatto? Con la televisione. Ogni giornalista, ogni catalano che andava a parlare il catalano alla televisione, parlava il suo catalano. E man mano la lingua standard si è creata da sé. Ok, quindi quando l'UNESCO dice lingua lombarda, intende l'insieme di tutte le varianti dialettali parlate in quella regione. E in questo momento hai usato la parola dialettale nel contesto giusto, nel contesto linguistico, ovvero dialetto uguale variante di una lingua. Certo che se noi diciamo che il lombardo o comunque che il milanese è un dialetto dell'italiano, diciamo un'emerita. Un'emerita cavolata, ecco, così almeno non scadiamo e manteniamo il linguaggio come deve essere usato. Quindi il milanese non è un dialetto dell'italiano, ma è un dialetto del lombardo. È un dialetto della lingua lombarda. È una delle varianti della lingua lombarda, una variante di prestigio. Ha un prestigio letterario enorme, ci sono i 200 anni di Carlo Porta nel 2021. Quindi il prestigio letterario, ma non solo Porta, pochi mesi fa, due o tre mesi fa, è morto Franco Loi, sperimentatore del milanese. E Franco Loi, poeta, ha inventato una lingua milanese tutta sua, perché lui si è potuto permettere di giocare con la lingua. Ma d'altra parte le lingue si inventano così. E quindi una lingua vitale, almeno fino a Franco Loi. Oggi purtroppo il milanese è in sofferenza, come tutte le lingue, soprattutto le lingue locali, soprattutto nelle grandi città. Dai, allora chiudiamo questa fantastica intervista con una frase nel dialetto che conosci.
qual è il tuo di preciso? Ma allora, me parli a sta variante qui, che è proprio una, sta a metà tra il piemontese e il milanese, no? Allora, i saluti a tutti qui che hanno visto il video, saluti a te e a ringraziamenti naturalmente, e spero da Vegas torna un'altra volta. Fantastico Giovanni, grazie mille, è stato un onore avere un video con te dove abbiamo potuto parlare di tantissime cose interessanti, tanta cultura, tanta informazione, wow, grazie. Grazie a te e grazie a chi ha visto il video ancora, le spettatrici e gli spettatori.